Barcellona ancora fatale per il Siracusa che come lo scorso anno perde 2-1 e può riporre nel cassetto i sogni di promozione diretta. La contemporanea vittoria del Trapani a Vibo Valentia con ogni probabilità mette fine alle residue speranze degli azzurri di rimanere in corsa per il primo posto. Siracusa dai due volti cinico e a tratti bello a vedersi nel primo tempo ma irriconoscibile nella ripresa e a poco serve recriminare per il gol della vittoria giallorosso viziato da un fallo di mani a centrocampo. Il primo tentativo del match è di Russotto che all'ottavo calcia una punizione da fuori aria. Bravo Staropoli a deviare in angolo. Un minuto dopo occasione per i padroni di casa con il colpo di testa di Trombino su cross di Ordonez parato da Lamberti. Al 21esimo il Siracusa passa in vantaggio con Aliperta che, come a Locri una settimana fa, batte bene una punizione da buona posizione e infila il portiere sul secondo palo. Al 40esimo viene espulso dalla panchina il giocatore di casa Abate per proteste e si va negli spogliatoi sull'1-0 per gli Aretusei. Nel secondo tempo cambia tutto. Dopo un tiro di Alma al sesto alto di poco, la nuova Egea Virtus trova il pari. È il settimo minuto quando Calombola non allontana a sufficienza il pallone dall'area di rigore, servendo inavvertitamente un avversario che smista sul lungo che, liberissimo sulla sinistra in area di rigore, al volo di destro batte Lamberti. Il Siracusa avrebbe l'occasione per tornare avanti, ma al 24esimo il colpo di testa ravvicinato di Alma trova la deviazione fortuita in angolo di Calafiore. Sei minuti dopo è la nuova Egea Virtus a sfiorare la marcatura con un tiro di Trombino che il portiere Aretuseo manda in angolo. Ancora un'occasione per i padroni di casa, ma Suscia al 33esimo salva sulla linea di porta. Il gol arriva al 40esimo e lo realizza di piedi su cross da sinistra di Longo, ma l'azione doveva essere fermata per un evidente fallo di mano al centrocampo di un giocatore egeano. L'ultima occasione del match capita a Lofaso, che però da buona posizione non riesce a trovare la porta. Il gol avrebbe quantomeno evitato al Siracusa la prima sconfitta in campionato. Termina invece 2-1 per la nuova Egea Virtus e domenica prossima gli azzurri ospiteranno il Reggio Calabria.